Salve a tutti ragazzi e benvenuto in un nuovo episodio di Dora Andret. E in pratica attualmente non sappiamo dove sia finito Arcanthos. Io sono bloccato da solo e ho paura. C'ho solamente una spada e ho sentito strane voci di. Ma rovini sempre i miei piani, porco Giuda! Ma che hai addosso? Veleno? No, è l'Ebola. Comunque ragazzi, bentornati di nuovo con Minecraft sulla nostra bella serie Attento a quei due e signor Arcanthos è pronto per Vai, conquistare il vieni mondo. ferro. Allora, sì, ce ne abbiamo tantissimi se vuoi. Vieni qua, vieni, vieni qua, vieni. Allora ragazzi, noi altri Dammi 5 qua, dammi. minuti siamo in questa cazzo di grotta, poi Vale. saliamo. Aspetta un attimo, sto prendendo l'oro. Se non lo Prendi prendo. qua. Ma sei tu che hai messo sti cose? Oppure. Vieni. Aia. Non lo vuoi tu? Ah, sì, dammi. Sì. Io Come ne ho sprecare? altri tre. Veramente? Sì. E E perché? già ce l'avevo quando tu sei morto 100 volte che hai portato i picconi. Diamanti! Oh mio Dio, ragazzi! Finalmente i diamanti si vedono. Oh mio Dio. Il signore accanto a sopra prende i suoi primi diamanti, ragazzi. Festeggiamo. Pam 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 pam. Qua è la vena di cose. Vabbè, tu scava, io metto le torce, vai. Questo è il lavoro di squadra, ragazzi. Sto facendo col piccone di Mamma mia. Diamante, diamante. Guarda lì giù. Altro diamante, ragazzi. Diventiamo finalmente ricchi. E ce ne Ma tipo, quante ne quanto... abbiamo? Quante ne tieni? Quanto ca... Io ne ho niente, tu stai facendo. No, Ah, ora ne no. ho uno io. Ma prendi tutta questa roba che sto trovando. Butto. E trova. Prendi. In che senso prendi? Ah, ma tu dici tutte queste risorse? Ah, ok. Giustamente, giusto, non ci abbiamo pensato. Finalmente abbiamo. Ma che altezza siamo? 11. No, 10. Ah no, 11. Quindi si trovano a 11 come al solito. Perché tutto sto tempo non No, abbiamo come al trovato? solito, non sono mai andate. Io mi ricordavo che a questa altezza si Ancora. arriva. Te Davvero? lo giuro. Ma stiamo andando solo dritto. Abbiamo fatto tutti quei fossi, tutti quei buchi, tutti strani e non abbiamo trovato. Ok, vabbè, ma tu. Allora, la vita è così. Un bacio azzeccoso. Allora, ragazzi, non stiamo usando cheat per prendere diamanti, non è vero? Accanto, insomma, dobbiamo dirglielo che abbiamo usato trucchi si devono trovare diamanti ogni 100 Ma passi. poi guarda. Ma Che no, c'è? no, veramente, guarda qua che cazzo abbiamo combinato. Cioè, ne siamo andati dritto, le siamo trovate. Vabbè, si chiama culo. Allora, tu devi vederla così la vita. Tutte le cose succedono casualmente. Tipo quando è stato scoperto la gravità. Secondo te come è stata scoperta, no? Tu lo sai, Cadendo no? una mela. Ecco, appunto. Allora è casuale la cosa. Quindi io ho imparato una cosa nella vita. Le cose succedono casualmente. Tipo Quale devi io ho mangiare? il pene perché è tutto caso. Cosa? Hai il mangiare? Sì. Perché? Perché forse ho fame, vale? Ma io non te la Forse. posso dare. Perché? Perché sennò io muoio di fame. Io non sono una persona tirchia in queste cose. Una bistecca per me in più, Valerio più, mangia. No, niente, lascia stare. Comunque, ragazzi, finalmente questa volta io e il signor Arcanthos abbiamo scoperto come trovare diamanti esattamente, cioè al culo, semplicemente, tutto qui. Quindi questo episodio sarà molto sconvolgente. No. Questo episodio sarà molto emozionante. Aspetta, no, come dicono? Dicono però. Come dicono gli altri YouTuber quando fanno qualcosa di pazzesco? Ah, giusto, la parola, pazzesco. Bene, ragazzi, cioè, trovare diamanti in questo modo è veramente pazzesco, ragazzi. Madonna, diamanti uscite, diamanti. Ecco. Trovato altri diamanti? La lava. No. Ma la lava non serve a niente. Ragazzi, questa giornata è molto importante per noi. Che poi stavo dicendo, no, che culo, che poi è lo stesso giorno che abbiamo girato quello là che non abbiamo trovato un cazzo. Ma i casi della vita? Quindi Signor sei. Arcanthos, ma perché non torniamo sopra? Ho trovato tutti questi, diamo paura che ci moriamo male qui. Tu dici. Sì, sai come succede, no? Sempre le cose. Quando uno è abdo, finisce sempre male.
Aspetta, calmiamo un po' di là, tiè. Questa mi sa di morte. Sai, di solito uno ci muore così. Ah, apriamo questa porta. Questa porta. Guarda, guarda qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Sto bene, ma dov'è? LOL! Davvero? Capito dove siamo? Sì! che cazzo siamo arrivati? Ok, almeno abbiamo trovato la strada di casa. Ah boh, almeno torniamo a casa. Infatti. Ah boh, torniamo. Con questa visuale mi sta venendo da vomitare. Olè. Siamo fortunati anche il giorno. Siamo giusti arrivati mentre il sole stava a calare. Ma siamo molto sculati. Oggi è proprio un giorno, cioè non oggi, questo episodio più grande. Guarda il pane che cresce. Quante mucche, ciao piccoline. Guardate, questi sono i vostri genitori che noi mangiamo. Sono buoni. ho buttato là. Ma tu hai mai visto quel video dove i polli mangiano il pollo? I polli mangiano il pollo? No. Si mangiano quei cose del McDonald's, come cavolo si chiamano? Ah, le cose di pollo là, le ali di pollo. Non mi ricordo come si chiama, i chicken è qualcosa. Chicken è pollo, vale. Lo so, dicono che si chiamano chicken. Le ali di pollo, sì, sì. Vabbè, comunque se li mangiavano. No, le crocchette di pollo. Ah. Non le ali. E tu immaginati tutti questi polli che si mangiavano. Oh, dormiamo. Ma infatti io già sono dentro. È come se tu prendessi tipo una ciotola piena di carne umana e ce lo metti a tavola, e noi mangiamo come se fosse una. Però capisci, se hai fame, stai morendo. Oppure non sei consapevole. Forse non erano consapevoli di cosa stavano mangiando. Questo. Ma quello sono animali, cioè vanno estinti. No, perché ho visto anche un film dove degli umani mangiano carne umana senza saperlo, e dopo che l'hanno scoperto, tipo gli è venuto qualcosa. Era buona, è buona. E poi dopo gli viene tipo un mega infarto. Allora, Valerio, dimmi, caro signora. Caro, dobbiamo farci un'altra formaggio. Ma a me serve ferro. Allora, quanto grano? A quel nuovo carro è la donnacciola. Che sei tu poi? Dai. Ma sei tu la donna di casa, scusami. Io sono il fravacatore che fa la casa. Il fravacatore. Il fravacatore. Com'è venuto bellino questo parco giochi? Qui ci dobbiamo mettere le giostre. Dove stanno le mucche? È il parco giochi. Sì, lo stermina mucche. Ma non c'è un modo tipo di fare massacrare le mucche da sole? No. Come no? Dovremmo fare il fatto dei polli. No, sarebbe bello, tipo fai una macchina dove uccidono le mucche. Cioè le mucche vanno su questa macchina la crei tu, giustamente. Queste mucche vanno su queste macchine, tipo spara frecce e uccide le mucche. Tu quante frecce devi so? Le facciamo. Ma sei impazzito, capi quando le frecce ci servono? E non c'è un altro modo per farlo. No, lo coso di mucche non esiste. Ma io volevo farlo. Volevo fare le cose brutte sugli animali. Facciamolo sui polli allora. È di trovare le uova. Vabbè ragazzi, allora sfrutteremo i polli. Ci divertiremo con maltrattare i polli e basta. Visto che le mucche non si possono. E guarda come animali che si vogliono fare le cose su. Animali ingegni. Allora vale, dobbiamo fare l'enchantment. Che? L'enchantment. L'incantesimo. Cose degli incantesimi. Però dobbiamo fare, voglio fare una specie di. Facciamo un ponte che va qua all'isola là. Sì. Quell'isola, facciamo che l'isola va di incantesimi. Ah, dove c'è anche la porta dell'Ender, giusto? No, e poi facciamo un'altra isola qua vicino, la creiamo noi e ci mettiamo il coso dell'Ender. Ora credo. Quell'altra isola là, Come si crea? L'Ender. Ma vale, stai facendo troppe cose. Ma tu non mi dici che devo fare. Fai quello che sto facendo io. Devi fare questo, il procedimento. Cioè. Ma io non ce l'ho più. Niente da capire, niente da
a spiegare, devi fare quello che faccio io. Ah, ok, ok, ma lo faccio. Ma quanto cazzo lo vuoi fare? No, questo è l'ultimo scalino. Andiamo a prendere la pietra allora, signorina. Ce ne abbiamo. Ce ne abbiamo. Cazzo, mi hai fatto a prendere a fare la terra, giusto? Giusto per chiederlo. Visto che hai detto prendi la terra. Ah boh, però era poca, cioè non ho detto prendi tieni la pietra. Tengo due blocchi. Questo te lo lasciamo stare. Prendiamo il culo. Mi sa se tu mi penserai. L'amore sai che penserai. Tutto questo amore per noi due. Questo fai presto presto. Ho sentito una risata maligna. Oh, vai a morte. Bene ragazzi, cerchiamo di completare questo fantastico ponte. Ma che cazzo sto facendo? È sorto. Perché? È sorto. Ma perché stai facendo il ponte sorto? Perché sta qua, perché sta qua, vedi? Questo è... Ah. Ecco, forse è quasi... No, hai fatto scena, no? Cosa? Quindi... Guarda, qua se non rompiamo, non è che... Al massimo se vuoi fare scena, però dovresti fare anche i pilastri. È normale, però aspetta. Ma è cosa una volta. Lo capisci, sto migliato. In the big piece. Ah boh, non ci stai, eh. Ci sta, ci sta. Però fallo fine sotto là. Ma si scende? Ho sceso così. Ma che cazzo, qualcuno viene qua se te lo vede. Ma si vede che non... Ma tanto la gente non capisce. Due coglioni. Vuoi scendere tu? Ma io non ho fame. Non ci stai a mangiare a casa? Sì, c'è. Non ci stai a mangiare a casa? Sì, c'è, e su 10. Sali, sali assolutamente. Porco Giuda, porco Giuda. Porco Giuda, non ce la faccio. Dai che ce la faccio? Sì che ce la faccio? Mi sono rimasti due cuori. Ti piace come sta avvenendo lì? Mi piace per te. Ah, le bellissime costruzioni da parte di Arcantos e il signor Giampiero. Ti voglio fare qualcosa di particolare invece. 2, 3, 4, 5, 6. Saliamo, saliamo, saliamo. Olè! Non parlate in tempo. Cosa ne pensi? A quanto siamo, Olè? 30 minuti. Basta. Ti piace? Come è venuto là sotto? No! Ah, perché anche qui lo vuoi fare? È estetico. Tutto intorno. Non ti piacciono i classici fiori che inventavano le persone? No, è tipo mainstream. Questo è più mainstream. Bene ragazzi, ci fermiamo qui. So che in questo episodio è stato un po' cortino, nel senso che abbiamo fatto poche cose. A parte trovare diamanti e costruire questo diamante, questo ponte, non abbiamo fatto un cazzo in teoria. Bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio completeremo il libro degli incantesimi e la grande libreria sacra insieme alla portale dell'Ender. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a io. Sempre più tardi, tu?